Riccardo Lopez dalla Basilicata, paese che si chiama Rio Nero in Vulture. Ecco qui, allora. Farò una brevissima presentazione, assolutamente non adeguata, è difficile venire dopo Annalisa Rizza. E devo dire che il progetto Classi 2.0, come credo tutti chiamiamo scuola digitale, è un processo irreversibile. Non si torna indietro una volta che si comincia, che si va avanti. Ci si accorge man mano che anche le parti meno convinte, vedete in questa presentazione, a un certo punto c'è uno studente intervistato dagli ex ricercatori dell'Exirre, e parla quasi come un professore, infatti parlando degli studenti parla, dice loro, ed era lo studente meno convinto di questo piano, era quello più resistente. Noi abbiamo provato a rispondere alle richieste che ci sono state fatte, siamo noi, la scuola è un liceo scientifico, il progetto si chiamava Classi Campus in Rete. Cosa è cambiato? È cambiato che la nostra classe, un po' per volta tutta la nostra scuola, ha cominciato ad aprirsi al mondo e ad aprirsi a vari livelli. Noi siamo il centro di questo meccanismo piuttosto complesso, ma che funziona perfettamente per come è stato concepito. Io sono molto piacere ad aver fatto questo progetto, sono molto contento. Quindi c'è il NIU, quindi con il piano scuola digitale classe 2.0, e l'attività in stessa scuola che facemmo sempre qui a Genova. Grazie a quell'attività importantissima, ricordo la dottoressa Schietroma come controllava l'andamento dei lavori, noi prendemmo una serie di contatti con le aziende che poi siamo ritrovate nel nostro lavoro. Quindi la nostra classe 2.0 ha avuto dei MacBook e lavora con il sistema Classroom Manager di Acer, ha dei materiali di supporto da parte di Giunti e da parte di Zanichetti, ha la possibilità di utilizzare una piattaforma messa a disposizione dal CNR di Roma, questa per la verità i ragazzi non l'hanno ancora molto utilizzata, abbiamo avuto un supporto da Caso Educational con delle calcolatrici scientifiche. Mi piace citare queste aziende perché sono delle aziende che ci siamo ritrovati a fianco e ci hanno supportato, hanno formato i nostri docenti e hanno fornito ai nostri docenti, ai nostri studenti, dei materiali didattici. C'è anche Microsoft che ci ha supportato con una piattaforma e ovviamente c'è Indire con le ex agenzie IRRE e l'Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata. Noi siamo contentissimi dell'apporto di ciascuna di queste parti. Ci siamo trovati a fianco, questo è il motivo per cui ho voluto citare uno per uno. E cosa è cambiato nell'organizzazione didattica? Era un'altra domanda. È cambiato che ci sono state le nuove tecnologie introdotte in classe direttamente e singolarmente, individualmente per ogni studente. Però non è affatto cambiata la nostra cultura, tutto il nostro background culturale. Noi abbiamo ragionato con il consiglio di classe, altro elemento di coinvolgimento fondamentale di questo progetto, e abbiamo trovato che i Six Memos for the Next Millennium, qui sono cinque quelli sviluppati da Italo Calvino nelle sue lezioni americane, abbiamo trovato che questi memos sono in modo straordinario attinenti alla nuova didattica, che sono lightness, quickness, exactitude, visibility, multiplicity, quindi la leggerezza dell'insegnamento fatto con materiali digitali che viaggiano nelle nuvole, nelle piattaforme remote, quickness, la velocità con cui si riesce a comunicare, l'esattezza, riguardo all'esattezza i ragazzi sono abituati quando hanno un computer davanti a fare ricerche su Wikipedia, ma noi siamo in classe per dire che c'è anche Treccani, che ricerche esatte si fanno con Treccani magari più che con Wikipedia. La visibilità,
tutto ciò che passa per una LIM, per una lavagna interattiva, è assolutamente presente e visibile. Non va immaginato, come diceva il dottor Biondi, un francobollo di Giotto. Ecco, riusciamo persino a vedere le unghie sporche della Venere di Botticelli, facendo degli ingrandimenti straordinari. E la molteplicità, che è poi la chiave di tutto. La molteplicità, ci siamo tutti nei blog, nei social network che usiamo con gli studenti, ci incontriamo con gli studenti, anche fuori orario, devo dire, non particolarmente con fatica, anzi con grande piacere. Dove stiamo andando? Uno studente intervistato, che sentiremo dopo, dice: studiare sta diventando quasi come giocare. Quindi sembra che non ci si debba legare a una sedia per studiare con grande fatica, ma si possa studiare invece in modo giocoso. Le parole chiavi che noi abbiamo trovato in questa attività è che il progetto noi crediamo abbia funzionato perché è integrato nel curriculum, quindi nel POF è stato condiviso dal collegio docenti e dai consigli di classe che si sono succeduti negli anni. La filiera, il processo ha funzionato, quindi IUR, INDIRE, Ufficio Scolastico Regionale, IRRE e noi della scuola. Il piano didattico non è un piano di acquisti, come a dire la verità, noi siamo della Basilicata, ora da qualche tempo siamo fuori dall'obiettivo 1, ma quando c'eravamo abbiamo speso moltissimi soldi nell'acquisto di attrezzature con il FES. Però devo dire, quello che è cambiato adesso, che tutto sommato per noi questo progetto Scuola Classe 2.0 è stato un piccolo finanziamento per noi di 15.000 euro rispetto a quelli del passato, ha funzionato molto meglio proprio per questa filiera, per questo piano didattico, per questo progetto didattico a cascata al quale ci siamo costretti con piacere. Il coinvolgimento delle parti, il consiglio di classe, naturalmente ci sono, è fisiologico, i colleghi più resistenti, quelli allergici alle nuove tecnologie, ma anche quelli con il tempo hanno cambiato idea. E il coinvolgimento delle figure della scuola, ad esempio la collaborazione da parte delle funzioni strumentali per trovare anche una forma di contribuzione a chi si è dedicato tanto a questo progetto. E poi il WeCare, le attrezzature, le tecnologie date agli studenti, affidate agli studenti, sono state trattate benissimo dagli studenti, a differenza magari del laboratorio multimediale, che spesso troviamo rotto con attrezzature danneggiate. Invece i netbook, le calcolatrici scientifiche date in mano agli studenti, affidate individualmente, sono state trattate benissimo e sono come nuove. Quindi qui noi abbiamo attenzione e cura della scuola. I contenuti didattici non sono cambiati, sono sempre quelli, solo che è cambiato lo stile di insegnamento e apprendimento. Qui c'è una specie di saluto della nostra dirigente dell'anno scorso. Per un'esperienza come di classe 2.0, ecco, certamente innovativa, che trova il nostro applauso e il nostro apprezzamento, perché promuove, a mio avviso, conoscenze non più statiche ma dinamiche e interattive. Credo che sia il punto di forza del progetto. Conoscenze dinamiche. I programmi non sono cambiati, i programmi sono quelli ministeriali, quelli di sempre, i contenuti sono i contenuti di sempre, e cambia il modo di fare lezione, il modo di apprendere, quindi cambia lo stile dell'insegnante e si modifica anche lo stile di apprendimento dello studente. E in effetti questi nuovi strumenti potenziano al massimo tutto quello che è comunicazione interpersonale, tutto quello che è collaborazione, tutto quello che è condivisione, proprio perché oltre che lavorare insieme in classe, comunicare in classe, continuiamo a comunicare anche nel tempo fuori classe, quindi pomeriggio, e abbiamo la possibilità, l'insegnante e gli studenti, di vedere quello che fanno gli altri, di partecipare agli altri a quello che stiamo facendo noi, e quindi davvero un bel sistema per condividere il sapere. Altre parole chiave: comunicare, condividere, collaborare.
trovo che mio figlio sia proprio entusiasta, perché è un approccio diverso allo studio delle discipline. È cambiato il modo classico di insegnare, cioè anziché usare la classica lavagna, i classici quaderni, si usano computer portatili, una lavagna interattiva, e sicuramente porta un risparmio cartaceo, quindi anche per il futuro e per l'ambiente. È un'innovazione che secondo me spinge gli studenti a studiare in maniera migliore, ecco, perché lo studente in questa maniera secondo me è spronato allo studio, per usare una parola grande, si diverte quasi a studiare. Questo era il ragazzo più resistente alle nuove tecnologie, che per tutto un quadrimestre aveva rifiutato di collaborare sulla piattaforma. Abbiamo un gruppo anche su Facebook dove possiamo comunicare e scambiarci i compiti oppure le lezioni, possiamo spiegare meglio le cose o fare quei gruppi per collaborare insieme. Smontare da una scuola vecchia ma validissima nei contenuti e rimontarla, ecco, smontare e rimontare. Smontare significa non annullare, non cancellare, quindi smontare un vecchio meccanismo fatto di ottimi contenuti e rimontare tutti questi contenuti in un modo nuovo, più vicino alle modalità dell'apprendimento informale, oramai imperante per i ragazzi che imparano molte cose di più fuori della scuola che a volte non nella scuola, o comunque in modo diverso. Ecco, questi brani di intervista sono tutti disponibili online sul nostro canale che è Campus in Rete di YouTube. Il filmato è un bel filmato intero predisposto da, dicevo, gli ex ricercatori IRRE Basilicata, in particolar modo dal professor Rocco Triligno. Un'ultima cosa voglio dire, c'è una cosa che ha caratterizzato il nostro progetto. Noi abbiamo cercato di, in un certo senso, di volare in basso sulle tecnologie, nel senso che ci siamo affidati alle tecnologie più diffuse da parte dei ragazzi e degli studenti. Quindi abbiamo utilizzato Facebook, un poco Twitter, molte altre cose, i blog, i WordPress, ma soprattutto per non costringere i nostri ragazzi a iscriversi a piattaforme, che è una cosa che ci sembrava appunto forzosa, complicata, siamo noi scesi sulle piazze digitali dove i ragazzi erano. E li ritroviamo lì, ci ritroviamo lì e lavoriamo con grande piacere. Grazie. Thank you.